riaperto il cimitero monumentale di Poggioreale, ad eccezione chiaramente delle zone interessate dal recente crollo di un edificio funerario posto sotto sequestro. Lo comunica in una nota il comune di Napoli, ma lo aveva anticipato già il sindaco Gaetano Manfredi a margine di un'iniziativa alla città metropolitana, preannunciando anche nuovi interventi manutentivi. Ascoltiamo. Si stanno completando tutti i sopralluoghi, dalle prime rilevazioni appare che il crollo è stato legato a un problema di dissesto di quella cappella, quindi probabilmente per delle infiltrazioni legate alla pioggia. Esiste poi un problema più generale che noi affronteremo nei prossimi mesi, sono tutte strutture private, di una valutazione della sicurezza di tutte le strutture private che sono nell'ambito del cimitero monumentale, che sono spesso strutture che hanno più di un secolo, alcune costruite nell'Ottocento dove non si fa manutenzione da molto tempo, quindi è opportuno che poi ci possa essere un intervento per garantire maggiore sicurezza. Intanto, a seguito delle verifiche effettuate, emerge che le 5 arciconfraternite circostanti quelle della Santissima Resurrezione, ossia quella in parte crollata, e il muro perimetrale al confine con il fondo Zevola, non manifestano segni di cedimento.